Suona strano sentire dalle aule dei tribunali che c'è un arretrato di ricorsi che lentamente si smaltisce. Ovviamente è una prerogativa della giustizia amministrativa, che ha ritmi differenti dal resto. Altar di Puglia, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il presidente Corrado Allegretta spiega che nel 2010 sono stati estinti 2697 ricorsi giacenti da più di cinque anni nel tribunale amministrativo del Capoluogo. Per il resto nel 2010 sono stati i contenziosi relativi al pubblico impiego i più numerosi, assieme a quelli in materia edile e in campo urbanistico questi ultimi pur in calo. E nei confronti della Regione Puglia che sono stati avanzati i ricorsi maggiori, 464 ha aggiunto Corrado Allegretta. Dalla relazione del presidente del Tarpuglia, poi, un dato che dimostra come la macchina della giustizia amministrativa venga messa a dura prova. Si tratta dei decreti cautelari che spesso vengono chiesti al giudice per fermare, ad esempio, le procedure di assegnazione per l'affidamento di lavori pubblici, forniture e servizi. È opportuno consigliare, continua il presidente del Tar, un uso più responsabile della domanda di misure cautelari e in generale degli strumenti processuali. Infine, da Palazzo Diana si solleva una difesa per gli uffici del Tarpugliese. Il Presidente Allegretta, senza mai citarlo, fa riferimento al coinvolgimento del giudice Amedeo Urbano in un'inchiesta per corruzione in atti giudiziari. Tutti quelli che lavorano in questo Tribunale sanno che l'istituzione di cui fanno parte costituisce punto di riferimento e di affidamento della collettività per l'imparzialità con cui ogni giorno fanno il loro dovere, ha detto Allegretta.